Pierangela Geminiani è la vicepresidente di questa bellissima struttura dei Musei Mazzucchelli, di questa fondazione che periodicamente ci regala qualcosa di interessante e di bello. Stiamo parlando di questa manifestazione che parte oggi, per chi ci vede è partita ieri, ecco, del Vintage, Ritorno al Vintage. Un appuntamento interessante, importante, che ha trovato successo. Sì, ha trovato molto successo, ma in realtà è anche una cosa che io adoro perché ci riporta a sognare, a mio avviso, perché il vintage significa ripercorrere quello che abbiamo vissuto, scoprire e apprezzare il bello di tutto quello che fa parte della nostra vita. Ecco perché secondo me si sposa anche molto bene in un ambiente museale come il nostro, che ha la parte dedicata al Museo della Moda e del Costume, che ultimamente abbiamo arricchito di nuove collezioni, proprio perché questa idea del vintage mi ha portato a scoprire, cercare, scovare quello che è il nostro passato e l'arte della moda, perché veramente possiamo essere orgogliosi come italiani di essere stati dei grandi, di essere dei grandissimi artisti della moda. Vogliamo ricordare le date del Vintage? Giovedì, venerdì, sabato e domenica, e all'interno di questa solita manifestazione, che per noi è abbastanza tradizionale, una mostra mercato, abbiamo inserito due cose nuove: una, l'antiquariato, e poi una cosa che secondo me l'arte moderna, l'arte, l'estro, la simpatia, che è quel vulcano di Andrea Mainardi, un cuoco meraviglioso secondo me, che non cucina, lui esprime la sua arte, e quindi ho avuto questa idea di inserirlo all'interno di un museo, perché è sicuramente un artista. Beh, la parola museo, come dice Angela, insomma, ha poco a che fare con la parola tradizionale. Già solo il fatto che anche quando nel mio ristorante cerco di far fare un'esperienza e non solo venire a cena, quindi non si va solo in un museo per ammirare, ma si va anche per fare un po' di casino, che è un po' il nostro motto. Quindi abbinare il vintage, soprattutto un personaggio come me, è stata una bella sfida. Parlavamo prima di apertura di questi musei al pubblico, cioè i musei sono già aperti al pubblico, ma farli conoscere, farli vivere di più, portare anche i giovani, i bambini. No, i musei devono essere un ambiente aperto, un'alternativa educativa veramente in tutti i sensi, tant'è che io desidero ampliare sempre di più il discorso della didattica, aprire i musei ai bambini, che sono un veicolo educativo per i grandi, secondo me, i bambini educano i grandi, e renderli partecipi in questo ambiente. È molto bello vederli camminare qua a testa in su, perché restano meravigliati e si sentono schiacciati da questa imponenza, no, dell'ambiente. Comunque, anche in occasione di questa manifestazione del vintage, i bambini saranno interpreti, perché ci saranno dei laboratori dove dai più piccoli, dai 2 anni e mezzo, 3 anni, quello che è, riusciranno a crearsi il loro capo vintage. Abbiamo una squadra di ragazze molto molto preparate, qualificate, che li seguiranno. E poi desidero proprio che il museo sia una porta aperta dove chiunque abbia la curiosità di entrare.